Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come molti di voi sapranno, io sono una grande amante dei viaggi in solitaria, mi piace viaggiare da sola e ho viaggiato molto da sola. E ci tenevo quindi a riportare un pochino l'argomento sul canale e a fare alcuni video che trattano appunto questo argomento dei viaggi in solitaria, del viaggiare da soli. Cominciamo quindi oggi con questo video in cui vi darò 10 ottimi motivi per viaggiare da soli almeno una volta nella vostra vita. Primo motivo, imparerai a cavartela. Viaggiando da soli non si può fare affidamento su nessuno, ma ci renderemo presto conto di avere delle risorse che magari non pensavamo nemmeno di avere, e questa cosa lascerà spazio ad un'enorme soddisfazione, accantonando quindi le difficoltà iniziali. E questa consapevolezza, molto importante, si rifletterà anche su tutti gli aspetti della nostra vita al di là del viaggio in sé. Secondo motivo, puoi partire quando vuoi. Non dover dipendere da nessuno è un grandissimo vantaggio quando si viaggia, almeno secondo me. E quando si viaggia da soli si possono accantonare tutti gli impegni e i vari impedimenti degli altri e appunto partire quando più ci piace e soprattutto poter scegliere in autonomia una destinazione che ci piace senza avere qualcuno con cui scendere a compromessi. Terzo motivo, uscire dalla comfort zone. Luoghi e situazioni sconosciute ci portano inevitabilmente ad uscire dalla comfort zone, soprattutto se viaggiamo da soli. In questo caso riusciremo non solo a sopravvivere, ma anche a crescere e soprattutto a vivere una magnifica esperienza in solitaria. Quarto motivo, imparerai a prendere decisioni da solo. Viaggiando da soli dovete decidere tutto voi, non potete scaricare le responsabilità di prendere delle decisioni su qualcun altro, dovrete decidere cosa visitare, dove mangiare, dove dormire, eccetera. Imparerai a fidarti del tuo istinto, a prendere decisioni in maniera veloce e capirai che non hai bisogno dei consigli di nessuno per prendere la decisione giusta, cosa che è molto importante non solo in viaggio, ma anche poi nella vita di tutti i giorni. Quinto motivo, ti rilasserai davvero. Partire da soli è il miglior modo per ricaricare le pile perché saremo solo e soltanto noi a decidere quello che vogliamo fare, quando farlo e come farlo. Avremo quindi una libertà totale. Sesto motivo, sarai ispirato. Un'avventura in solitaria può accendere l'immaginazione, stuzzicare un pochino la creatività e appunto rigenerare un pochino le vostre idee. Numero 7, incontrerai nuove persone. Non avere nessuno con cui condividere la propria esperienza in viaggio può essere a volte un vantaggio perché vi porterà a conoscere persone nuove, non solo tra i viaggiatori, ma anche tra i locali. Ottavo motivo, ti conoscerai meglio. Non avere intorno nessuno che ti conosce può sembrare un pochino strano all'inizio, ma è il modo migliore per conoscere nuovi aspetti del proprio carattere e magari essere un attimino più spontanei e sinceri nelle interazioni con gli altri. Numero 9, avrai uno sguardo nuovo. Essere privi di distrazioni è assolutamente un vantaggio quando si viaggia. Vi farà infatti osservare con occhi diversi quello che avete intorno, i luoghi che state visitando, e quindi vi permetterà di cogliere ogni sfaccettatura del mondo che vi circonda. Numero 10, potrai fare ciò che vuoi. Viaggiare da soli infatti ci dà l'opportunità di poter scegliere qualsiasi strada vogliamo. Poter fare ciò che si vuole comunque non significa viaggiare allo sbaraglio, quindi cercate sempre di viaggiare sicuri. Mi pare di aver già fatto un video a riguardo, vi dico solo che è il caso di farsi comunque un'idea delle cose che vogliamo vedere, avere quindi un programma di massima e avere sempre la possibilità di mettersi in contatto con gli altri che appunto sono rimasti a casa. Bene ragazzi, spero di aver convinto qualcuno che magari era un po' titubante a farsi un viaggio in solitaria. Non serve andare dall'altra parte del mondo, potete anche semplicemente rimanere in Italia. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se non lo siete, magari attivando anche la campanella in maniera tale da seguirmi nei prossimi video. Vi ricordo che appunto parlerò di viaggi in solitaria almeno per un altro paio di video. Lasciate un commento qui sotto se avete qualche altro buon motivo per viaggiare da soli. Sempre qui sotto, ma in descrizione, vi ricordo che trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure.
Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!